Lo aveva promesso ai lavoratori in occasione della sua prima visita agli stabilimenti Ansaldo Breda lo scorso 15 dicembre. Il vescovo di Pistoia, Monsignor Fausto Tardelli, ha così mantenuto la parola e nel locale della mensa ha celebrato la Santa Messa insieme ad una rappresentanza di operai, impiegati e dirigenti, accompagnati dall'amministratore delegato Maurizio Manfellotto. Monsignor Tardelli, nella sua omelia, ha ribadito la sua vicinanza ai lavoratori in un momento così delicato per l'azienda, esortandoli ad avere fiducia nella strada intrapresa dalla recente vendita di Ansaldo Breda, insieme ad Ansaldo STS ai giapponesi dell'Itachi. A parte le scelte politiche che stanno a monte di certi fatti, c'è da prendere atto della situazione e farla diventare un'opportunità. Occorre, a mio parere, tenere i nervi molto saldi, non stancarsi di ricercare soluzioni ai problemi, credere possibile un'evoluzione positiva delle cose. E con la fiducia in Dio riprende sempre anche la fiducia nel futuro. Ricordiamoci che proprio di fiducia oggi abbiamo particolarmente bisogno tutti. Il vescovo si è quindi rivolto direttamente alla nuova proprietà, alla quale ha raccomandato un'attenzione particolare al territorio, di cui lo stabilimento è parte integrante e fondamentale per il tessuto sociale pistoiese. I miei auguri vorrei porgerli però quest'oggi, se mi è permesso, anche ai nuovi proprietari di questa azienda. Auguri di ogni bene, ma soprattutto che possano conoscere e amare la nostra città, comprenderne l'anima, apprezzarne il valore e contribuire al suo sviluppo, dando in particolare dignitoso lavoro a più gente possibile. Mi pare di aver percepito un clima di attesa, insomma, un clima tutto sommato positivo, perché si aprono delle prospettive, però è di attesa per vedere queste prospettive se riescono a concretizzarsi nel senso positivo del termine. Io credo che in ogni caso, dopo i momenti iniziali di curiosità, la reazione delle persone è quella giusta, e quindi intraprendere questa nuova strada con gli auguri anche del vescovo sono ovviamente una cosa molto positiva e sicuramente condivisa dalle persone. Ecco, il vescovo di Pistoia ha fatto riferimento, porgendo gli auguri, proprio alla nuova proprietà. Lei ha chiesto di inviargli il testo. Sicuramente l'attenzione che hanno alla nuova proprietà, alle città nella quale sono presenti, quindi alle persone, alle città nelle quali sono presenti gli stabilimenti, è una cosa che vede con molta attenzione, quindi sicuramente sarà molto apprezzata.